Fabrizio Vespa è uno dei protagonisti della scena culturale torinese ormai da parecchio tempo, giornalista, scrittore, ex DJ, il famoso DJ Vespa, che aveva calcato le scene della scena musicale, della movida torinese fino a qualche anno fa, e adesso invece è cambiato perché è cresciuto, ha raggiunto i 40 anni e questo vuol dire una svolta epocale, o no? Ma a quanto pare forse si rimane DJ a vita, se l'hai fatto una volta o anche due, perché comunque nonostante il tempo che passa è una definizione che continua a tornare dietro, ma chiaramente la rivendico con orgoglio, perché per me DJ non ha voluto significare soltanto le serate nei locali, ma soprattutto la mia passione per la radio, perché sono stato DJ in radio per tantissimi anni, da Radio Flash alla Rai, con le ultime edizioni di Suoni Ultrasuoni da Radio 2 Rai, per cui è una definizione in cui c'entrano tante attività che ho svolto collegate alla musica in passato e tuttora in realtà in parte svolgo ancora. E questo tuo passato, questo background di DJ, quindi andare alla ricerca di cose nuove nella musica, si è un po' declinato adesso nell'andare a cercare cose nuove nella cultura, nella sociologia, nell'antropologia di Torino, mi sembra. Sì, in realtà è una formazione che mi è rimasta e continuo a portarmi dietro, e appunto in realtà è una forma mentis, perché specialmente se parliamo del versante letterario, il mio modo di comporre, di vedere alcune cose ha a che fare con una certa ricerca del ritmo, una certa costruzione musicale e così via, per cui è un po' una traccia che continua a portarmi dietro, e per cui non si può dire mai di aver definitivamente staccato la spina da qualcosa, sì, che ha fatto parte di te. E quindi il libro che hai scritto adesso, che è uscito da quando? Il libro è uscito a maggio in allegato con la stampa e poi subito dopo in libreria, tuttora in libreria con Express Edizioni, che è una giovane casa editrice di Torino, che è nata da un anno e mezzo e con la quale in realtà ho sviluppato altri due progetti letterari precedenti, ovvero uno e l'altro Torino, che è questa guida di Torino alternativa, dove si parla per la prima volta di Torino senza parlare del centro storico, ma soltanto dei 25 centri, cioè quartieri che compongono il corpo della città, e poi subito dopo un altro libro sempre su Torino che si chiama Torino Tu, che sono una raccolta di scatti di una Torino in bassa definizione fatta con lo smartphone, una Torino molto alternativa, e poi subito dopo appunto è arrivato il Mal di Torino, infatti. Quindi sei un giornalista che smartphonista in qualche modo? Sì, assolutamente, perché mi diverto. Poi si sa che l'iPhone, gli smartphone sono la droga del XXI secolo, insomma, non ce ne separiamo mai, siamo sempre lì attaccati, sì, a smanettare. Addicted, come si dice? Sì, non troppo, perché in realtà poi non ho altre manie che sono collegate al telefono, però effettivamente ci passo del tempo sopra. Ecco, Mal di Torino è edito da Express, che è una casa editrice di Torino, giovane. I giovani editori che hanno tra l'altro aperto la società con il MIP, cioè il fondo regionale per i giovani imprenditori, e hanno raggiunto tantissimi traguardi, tant'è vero che continuano a essere sostenuti e a essere presenti sul mercato in modo sempre più crescente. Tantissime sono le riuscite in allegato con la stampa e altre testate. Loro sono specializzati sia sul versante universitario, quindi di libri di divulgazione e così via, quanto invece su questi altri libri, legati alla narrativa, alla saggistica e così di questo genere. Mal di Torino cosa vuol dire? Il Mal di Torino è, in realtà è un soggetto difficile da spiegare, nella misura in cui prima di adesso, cioè prima che comparisse questo libro, non se ne è mai parlato, non se ne è mai parlato di Mal di Torino, per cui si può dire che sia da una parte una leggenda metropolitana, un mito che da oggi inizia a esistere, nella misura in cui è scritto su carta, è inciso sulle pagine di questo libro, ed è una malia, un incantesimo, una strana malattia dello spirito che colpisce sia chi a Torino ci abita, sia chi ci passa anche in modo, come dire, occasionale. È un modo, in realtà, un pretesto per fare una piccola radiografia della città,
e del profilo psicologico dei torinesi o di chi viene in contatto con la città, soprattutto alle soglie delle grandi trasformazioni che la città sta vivendo, che sono sicuramente un plus enorme rispetto a tante altre città italiane, dove invece queste trasformazioni non sono occorse in un breve tempo così ristretto nella propria storia. Questo mal di Torino viene scandagliato a partire dal fatto che inizio a pensarci e mi chiedo se c'è qualcuno che condivide con me questa idea. Quindi sono andato a indagare, andando a scomodare 10 torinesi abbastanza noti, perché mi parlassero del loro mal di Torino in relazione anche al loro campo di interesse, al loro ruolo professionale. Questi incontri sono frammentati. Però c'è anche un undicesimo personaggio che sì, è un non torinese, che si chiama Cesare Lombroso. Che però si è legato molto al nome della città, che è Cesare Lombroso, che scrive queste 10 lettere più una finale, 10 lettere nell'ultimo anno di vita, nel 1909, alla figlia Gina, e l'ultima lettera della figlia che risponde al padre, dove anche lui cerca di capire questo mal di Torino, si mette a studiare la città, il suo cranio, le sue parti, esattamente come uno dei tanti corpi che ha sezionato nella sua vita per il bene della scienza. C'è il Museo Cesare Lombroso, che viene molto bisfrattato per vari motivi, anche per una serie di polemiche in città, quando invece Art Spiegelman, il grande graphic novelist newyorkese, autore di Mao, quando è venuto a Torino ha detto: voi avete una delle cose più incredibili che abbia mai visto del Museo Cesare Lombroso. E detto dal suo punto di vista, sicuramente detto dal punto di vista di un uomo che ha a che fare con il mondo della fantasia e dell'immaginazione, quindi ha riconosciuto comunque, al di là del suo significato storico, nel museo e in Lombroso un potenziale comunque di criticazione del passato, forse del futuro, che molto spesso noi torinesi tendiamo forse a sottovalutare, alcuni accecati anche dalle polemiche. Sicuramente quello di un museo che ha un valore assolutamente di documentazione storica, certo. Ma nessuno più passa per la testa che abbia un valore scientifico. Certo, quindi in qualche modo il mal di Torino è un po' un mashup, un missaggio tra il positivismo e lo spiritualismo, certo. la religione. È un insieme di cose anche contraddittorie, per esempio Bruno Gambarotta, che alla fine del libro, l'ultimo intervistato, perché in qualche modo lui viene dato la palma ideale del più grande malato di mal di Torino, sì. Che esista, che però non è torinese. No, lui è di Asti, infatti parte proprio dalle sue origini astigiane per parlare del mal di Torino. Lui dice: uno dei pregi, forse difetti dei torinesi, di avere sempre un occhio legato al passato e un occhio legato al futuro, ma mai al presente. Quindi i torinesi sono sempre o davanti o sempre indietro, ma mai adesso. Questo da un certo punto di vista può essere un limite grosso, ma dall'altro si rivela anche un vantaggio. Cioè, il fatto appunto che si diceva prima anche di non avere delle radici vere e proprie, in qualche modo poi consente al torinese di avere anche uno sguardo nuovo per aprirsi, comunque sganciandosi dal passato, anche a ciò che di nuovo verrà. Ed è anche una di quelle ragioni per cui alla fine una delle regole della torinesità è perdere tutto quello che si è fatto. Ah, certo. Questo si ricollega a un altro tema che c'è nel libro, che è la sindrome di vedovanza, che è la sindrome che nasce fin dallo scippo della capitale d'Italia, che però, come dicono molti protagonisti, in qualche modo sono sempre così dei furti, in qualche modo, che hanno una vera loro giustificazione e non sono proprio dei veri, come dire, imbroglio, truffe, nel senso che comunque è stato un passo necessario, obbligatorio, dover spostare la capitale in un paese così lungo, che comunque all'epoca, se la capitale fosse rimasta a Torino, il re, per mandare un dispaccio a un proprio sovrintendente in Sicilia, avrebbe dovuto impiegare a cavallo 20 giorni, una cosa che sarebbe stata possibile per mantenere in piedi uno stato in senso vero e proprio. Certo, il problema è adesso il contrario. Non ci sono i cavalli, ma i problemi sono gli stessi.